È un treno che in pratica viene riempito totalmente da container in arrivo dal Giappone per le fabbriche che Honda ha in Abruzzo. Una saetta adriatica con il treno merci che si rivela più veloce dei TIR. Il nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Trieste e l'interporto abruzzese di Mannoppello è stato scelto da Honda Italia per lo sbarco dei propri container provenienti dal Far East al Molo VII e il loro trasporto in provincia di Pescara. Una scommessa lungo la dorsale adriatica decisamente inaspettata, dettata dallo scenario internazionale, ma vinta. Il servizio inaugurato a metà ottobre si è rivelato così efficiente che nei giorni scorsi è stato raddoppiato, passando a 2 circolazioni settimanali. È un'operazione interessante perché apre un mercato lungo la dorsale adriatica che anche personalmente non avrei mai pensato di dover seguire, nel senso che guardiamo sempre un po' a nord e ci dimentichiamo della dorsale, un mercato che riusciamo ad affrontare grazie alla nostra impresa ferroviaria Adriafer e Sangritana, che è il partner ferroviario locale che ci aiuta in questa operazione. Quindi Porto di Trieste, Adriafer, Sangritana, Honda, un servizio che è già passato da qualche giorno a 2 servizi settimanali, un servizio che mettiamo a disposizione del mercato. Honda chiaramente riempie la maggior parte dello spazio del treno con i propri contenitori in arrivo dal Giappone, ma è un mercato che su Ancona e sull'Abruzzo mettiamo a disposizione degli operatori che oggi sono qui ben presenti e che quindi capiranno se questo è un servizio utile alle loro fini e ai loro obiettivi.